Andiamo con un altro campus. Meno 13 supporto diplomatico. Bene. Aia, che pizza che mi ha tirato. Ah, mi ha tirato una bella pizza, ma noi abbiamo la promozione lì. Buon dia. È una onra conoscerlo personalmente. Il brasiliano! Peccato che non c'ho più... Non c'ho più la soundboard attiva, peccato. Se no tiravo una Samba de Janeiro qua potentissima, va bene. Niente Samba de Janeiro. Ah, promozione. Livello 4, è tantissimo, ragazzi. Ve lo dico. Ok. Allora, e dobbiamo mettere questa sotto assedio, tanto per cominciare. Perché non è ancora sotto assedio? Ora è sotto assedio. Benissimo. Ora la città è sotto assedio. Qua abbiamo una promozione. Che cazzo? Ma ragazzi. Iniziamo a lanciare in giro un po' di costruttori qua, vai. Costruttore manetta. Rotta commerciale. Altri soldi. Ma lei è troppo gentile, grazie. Guarda cosa ci dà. È un po' poco però, 5 euro per turno, sai? Mi sembra un pochino poco. Per tutta la roba che ti sto dando. Non sono molto contento. Questa iniziamo ad andare in giù. Lui cosa deve rubare qua? Lui deve rubare, lui deve potenziarsi. Potenziamo la spia e andiamo avanti. Cos'è che mi sta togliendo così tanta... È questo, mi sa. Che Bruxelles c'ha delle mura fortissime. Fallimento, no? Abbiamo fallito la missione ma non ci hanno individuato, vabbè. Deve andare peggio. Ricevuto. Allora, il cannone da campo qua deve un attimo ritirarsi, che ha fatto il suo. È questo qua che ci sta rompendo i coglioni, anche tanto. Tu scendi. Promozioncina. E iniziamo a bombardare la città. Guarda che pizza, 46 li abbiamo tirato, eh. Non è poco, ragazzi, non è poco. Qua c'è uno stallo col carro armato, però posso saccheggiare Fede. Ma sti cazzi. Qua saccheggio Fede pure, sti cazzi. Vabbè. Iniziamo a menare anche con... Minchia, meno 7, no, sti cazzi. Il carro armato lo lasciamolo lì per adesso. Carro armato per adesso niente. Saltiamo il turno. E basta. Camion rifornimenti, vai, inizia ad andare lì. Urca, quanto è veloce, bene. Questo è fatto un chilometro intanto. È il caramato contro le città. Allora, non è che fa schifo contro le città. Approviamo 63%, ragazzi, subito. Possiamo fare l'olalica al nasso? Oh, è vero che qua stavamo aspettando di fare questo. Iniziamo a fare un'università qui. Lo zoo, molto molto bene lo zoo. Allora, io ho un sacco di fede. Come posso usare la fede? Comprando i grandi personaggi. Il problema è che... Il casello... Il distretto di questa casella è più uno slot unità aeree. Un po' me... 1000 scienze, cultura, velocità, stanza. Questo è accettabile. Questo non serve a un cazzo. Questo qua lo voglio. Attiva un momento reca per tornare il missilista e più 20% di produzione per la costruzione di progetti relativi alla corsa dello spazio. Ok, questo mi serve. Vai, shoppiamo Goddard. Abbiamo perso sovranità a Valletta. Possiamo fare qualcosa a riguardo? Ecco qua. Ripresa. Facile. Avanti. Tanto Basilio è molto arrabbiato con noi. E lo è, ovviamente, anche Pedro. Tutti arrabbiati con noi, tranne Gorgo. Per quello che Gorgo non voglio attaccarla, cazzo. È buonissima con noi, ci vuole bene. Utilizza accordo. Però... Marmo e sale.
attenzione. Allora, è uno scambio ambiguo, però lo accettiamo. Allora, comunque non vi ho spiegato una cosa, ragazzi. Magari alcuni di voi non lo sanno. Allora, cosa servono tutte queste risorse? Stanno qua. Cosa serve tutte queste risorse che abbiamo? Allora, a parte ovviamente carbone, cavalli, ferro, avete capito, serve per fare certe truppe. Sono altre risorse invece tipo avorio, cotone, marmo. A cosa servono? Allora, partite presupposto che la prima unità di ognuna di queste risorse ci dà 4 di attrattiva. L'attrattiva è ciò che rende felice la città. Come avete visto, noi abbiamo grossi problemi di attrattiva, perché tutte le città sono scontente, siamo sempre in guerra, c'è sempre un gran casino da sempre produrre e non si divertono, quindi sono tristi, creando dei problemi. Quindi ogni unità nuova di queste risorse, chiamate risorse di lusso, ci dà 4 di attrattiva, ok? Quindi una per città per 4 città. E quindi ci aiuta a migliorare l'attrattiva, questa roba qua. Oltre a questo, ognuno ci dà un effetto diverso, tipo l'avorio, adesso l'avorio non mi ricordo, però tipo il marmo ci dà 4 attrattiva e 1 di cultura. Il mercurio 4 attrattiva e 1 di scienza, capito? Quindi servono a questo le risorse di lusso. Ora lo sapete, che non l'avevo spiegato. E ho il parco acquatico qua, perché? Perché ci hanno rubato, esatto, ci hanno rubato una roba, vabbè. Ah, questo è l'ingegnere, ok, Eureka per la missilistica, 20% di produzione, ok. Attiviamo subito. Allora, a questo punto, noi cosa vogliamo fare? Sarebbe andare per la missilistica qua, il prima possibile. E la centrale a carbone, vediamo un attimo energia come siamo messi. Ma dov'è energia qua? Siamo spenti, ok, ci serve qualcosa, c'è una centrale a carbone qua. Bene. Un bel quartiere di divertimenti, ragazzi. Vai, facciamo di tutto per l'attrattiva, così il nostro popolo è felice. Distraiamo il popolo con l'attrattiva, così. Cioè, siamo in guerra, ma loro non lo sanno, capito? Non sono così. Cioè, ragazzi, siamo in guerra, però, hey, venite al venite a Gardaland. Più o meno è così che stiamo andando. Bene. Adesso noi meniamo qua. Continuiamo ad alzare le mani. Guardate che botte tira la nostra artiglieria, ragazzi. Ah! E Tebe è nostra, molto bene. E la teniamo anche, Tebe, la teniamo anche. Allora io non so se vogliamo andare a conquistare anche Bruxelles, perché Bruxelles sembra che abbia delle mura veramente, veramente toste. Tu riposati. Ah, cosa facciamo? Facciamo un monumento e poi ci... Ascesa 8.8. Ascesa... la madonna. Ok, allora noi il governatore Vittorio lo assegniamo alla nuova Tebe, che abbiamo bisogno di dare un po' di lealtà a Tebe. Quindi iniziamo a metterci in posizione a sto punto per conquistare anche Bruxelles. Vediamo, è che Bruxelles è gigantesca come città, mi piacerebbe tanto. Poi queste qua in realtà gliele possiamo anche lasciare perché fanno schifo al cazzo, però Bruxelles è huge. Bruxelles è grossettina come città. Ok, facciamo di stare tutti al sicuro qua, dormite. Però è tosta, esattamente, Bruxelles è veramente tosta da prendere. Qua mi dà fede, che schifo, mi interessa la fede. Ok, tizio è arrivato qua sopra. La facciamo sotto il... Ma, ragazzi, si vive una volta sola in tutti i sensi. Facciamo la città sotto al vulcano. Anche qui potremmo farla. Vai. Però, ragazzi... Una volta c'era modo per cambiare il nome alla città. Aspettate. E insomma, ragazzi.
bisogna mantenere le tradizioni. Ora va meglio. Cianguetti abbiamo scoperto. Cianguetti è città stato religiosa. Sti cazzi. Grandi personaggi come siamo messi. Grande mercante fa veramente schifo questo. Questo non riusciremo a prenderlo purtroppo. Va bene, andiamo avanti. Qua ci sparano. Bruxelles ci spara. Allora, un costruttore. Ok, grazie. Cioè, se me lo regali così. Ah, ma è Gorgo questa. Ma Gorgo in guerra? Oh, Gorgo in guerra, let's go. Oltretutto, noi e Gorgo abbiamo l'alleanza militare. Cosa vuol dire? L'alleanza militare ci dà più 5 alla forza di combattimento con l'unità dei giocatori. Siamo in guerra contro la stessa civiltà. Quindi, essendo che siamo entrambi contro Cleopatra, noi abbiamo più 5 alla forza militare. Non è cosa da poco. Quindi immagino che qua la stia attaccando. Cioè, secondo me come cazzo ci è arrivato? E starà attaccando in quel punto. Boh. Vabbè, comunque, noi adesso bombardiamo questo. Allora, noi abbiamo il convoglio di rifornimenti. Cosa serve? Letteralmente, le unità vicine al convoglio si curano più velocemente. Quindi questo mettiamo qua vicino a sto carro armato che si sta curando. Facile, facile. Ok. E benissimo. Qua facciamo parco acquatico. Parco acquatico. E facciamo sto parco acquatico. Let's go. No, abbiamo un è qua il costruttore. Ok, sì, perfetto. Allora, costruttore, lui continua a costruire, a fare il suo onesto lavoro. Io, ragazzi, mi sa che spammerò costruttore destra e sinistra a sto punto. Forza contro i difensori fortificati. Qua ripariamo. Ripariamo l'acquedotto. E commerciante. C'è un commerciantino anche. Uno zoo, bello lo zoo. Urca, quello è forte. C'è un barbaro interessante lì. Un arabo, non... Ah, è Saladino, ma infatti c'ho... Ma... What the fuck? Ok, questo deve essere... No, perché è Saladino, questo è Saladino che sono il sultano. Sono due Saladini qui. Ecco chi sta facendo la giga vittoria religiosa. Infatti... Il sultano Saladino. Se ti do l'ambasciata, amici... Easy. Easy. Perfetto, ragazzi. Siamo amici io e Saladino. Facile, avete visto? Saladino, se ti do il mercurio, cosa mi dai? Questo è spicy, Saladino. Questo è spicy. Cosa potrebbe volere Saladino? Ci sta una guerra in... Ah, lui è in guerra contro Pedro? Ok. Così facile. A quanto pare sì. Ci abbiamo anche l'avorio di troppo. Tieni, Saladino. Tutto quello che vuoi. Qua. Diamo un po' di carbone a Gorgo, ragazzi. Petrolio no, che ci serve ancora. Accumuliamo, accumuliamo. A Saladino, ragazzi... Ah no, è il Brasile invece che sta avendo la vittoria religiosa più alta. Come mai? Ma Saladino... Cioè, Saladino è in fondo. Ma what the fuck? Ma è una delle civiltà più religiose. Vabbè, ok. Cosa volete che vi dica io? Andiamo avanti. Era stranamente felice. Va bene. Un'ambasciata. Ma Saladino, ma prego, ma... Mi casa è stu casa, bro. Ok, noi arriviamo alla missione qua di controspionaggio. Minchia, 600... Ma qua mi serve un botto dei soldi. No, 3 per 2 è un po' poco, Saladino. 3 per 2 non si può vedere.
Libri? No, non vuoi niente, ok. 3 per turno è davvero poco. Facciamo un'arena qui. E... purtroppo ci tocca continuare a menare con quello che abbiamo. Ok, abbiamo quasi distrutto quel posto. Anzi, in realtà possiamo già conquistarlo. Zacchete. Abbiamo preso loro avamposto, ragazzi. Così smetterà di romperci i coglioni. È una cosa buonissima. Una miniera facciamo qua. Qua. Buttiamo giù tutto, perfetto. Vai, mandiamo costruttori in giro per il mondo, ragazzi, a sistemare tutto. Facile. Ma non abbiamo saccheggiato nulla. Siamo stati bravissimi, ragazzi. Mamma mia, non abbiamo nemmeno saccheggiato perché dovevamo conquistarla, quindi, sai. E sono dei barbari fortissimi lì sopra. Allora io chiedo... ok, ok. Non mi darà un cazzo di niente. Ma dov'è Salamino? Dov'è il principe Salamino? Salamino, eccolo qua al Cairo. Salamino, vogliamo fare un'alleanza? Tanto qua ci serve un'alleanza, niente. Ok, con sta nave qua usciamo perché tanto... Grandi personaggi, e a me piacerebbe tanto prendere questo, che è abbastanza grossettino, devo dire, come personaggio. Cioè, alla fine, 1000 di scienza e di cultura non è male, considerando che noi ci mettiamo 5-7 turni. Cioè, ci fa un ottimo sconticino, devo dire. Ah no, velocità standard, quindi ce ne dà di meno. Vabbè, non importa. Ok, tu cosa vai a fare? Tu fai una bella fattoria qui, ragazzo mio. Allora, qua dobbiamo iniziare a mobilitare un po' tutto. Per esempio, ora cadet come è messo? Ok, direi che possiamo portarlo via questo tizio, esatto. La fanteria. Iniziamo a muoverci piano piano. Mettiamo i carri armati in prima linea. Saccheggiamo. Questo ci arriva? Sì, ci arriva, ok. Qua tiriamo un bel proiettilone addosso. Beccati questo. Dobbiamo iniziare a circondare il posto. Così da mettere la città sotto assedio. Ecco qua. Spariamo. Spariamo con tutto ciò che abbiamo. Niente. Qua è inutile attaccare, tanto c'è le difese altissime. Idem, curiamo. Qua andiamo a Costantinopoli, ci servono soldi, quindi mandiamo un sacco di roba a Costantinopoli, che a quanto pare è la città più ricca. Tu cosa vai a fare, amico mio? Vai a fare una fattoria esattamente qui. Tu scappi. Tu esplori un pochino da queste parti. Allora, cosa... tecnologia a radio, vai, rubiamo l'impulso. Ruota panoramica. Facciamo una ruota panoramica. Così ci facciamo sempre più, come si dice, attrattiva. Un altro commerciante. Possiamo mandare un emissario. Dove lo mandiamo un emissario? A Preslav, intanto. E... oddio, non stiamo facendo unità militari adesso? Invece sì che le stiamo facendo. Preslav, puffete, così... ci dà dei bonus per la produzione di unità militari. Salamino ci dà soltanto 3 per le volpi. La volpe cosa ci... aspetta, le pellicce cosa ci danno? Aspetta che vado a controllare. C'ho l'app. Io sono un pro. Allora. Pellicce. Più uno di cibo, più uno di oro. Ah, sinceramente, anche no, sti cazzi, delle pellicce. Questo non vuole nessuno, nessuno, nessuno. Bella lì, fieri. Ok. Oh, sto libro qua, 9 per turno. Finalmente, oh, finalmente, ok. Oh, il costruttore, no, no, tu vai qua. Migliorare lo zucchero, mamma mia. Tutto sto zucchero bruciato. Il sacro cingolo e Don Quixote. Ma questo t'ho venduto io, mi sa. Vabbè.
Vedete, si sta un... Aspetta. Affinché una macchina fu... Basta, cosa è successo? No, ho perso sovranità Valletta. No, non ho più missari adesso perché li ho usati prima. Niente. Va bene, sti cazzi della sovranità di Valletta. Va bene anche senza. E... vediamo cibo qua. Mandiamo l'undi che ci serve cibo per far crescere sta città. Se no non cresce. Qua facciamo delle seghe. Un'altra sega. Facciamoci una bella sega, ragazzi. Qua cosa volevamo fare? Ah, l'alica al nasso vogliamo fare. Ok, dai. Una bella meraviglia. Per una volta ci sta. Costruiamo un'arena sempre per... vabbè, è il solito motivo che abbiamo bisogno di rendere felice il nostro popolo. Energia come siamo messi qua sopra? E dovremmo essere messi bene. Vai, facciamo una fabbrica. Un mercato alimentare ci serve perché dobbiamo fare del cibo. Qua, quartiere residenziale più 5. Facciamolo. Fa dei discreti carri armati da qua sopra, sapete? Si fanno dei discreti carri armati, ma ormai non ci servono più. Golden Gate Bridge. Ma sti cazzi. Sinceramente. Fa un costruttore per puzza anche te. Sì, Masturmundo. Epico Masturmundo oggi. Epic Masturmundo abbiamo fatto. Ah, qua vogliamo fare un mercato alimentare, direi proprio di sì. Dobbiamo crescere, mangiate che diventate grandi. Allora. Ok, città sotto assedio, ragazzi. Questa è tanta tanta roba. L'artiglieria non è messa benissimo, ho paura che... possa andare un po' male. E qua se la meniamo facciamo pochissimi danni. Questo è il problema. Ok. Forse l'artiglieria è meglio se si riposa un attimo. O rischiamo. O ce la rischiamo. No, non ce la rischiamo, ragazzi. Dov'è il camion? Dove è andato il camion? Aspettate. Convoglio i rifornimenti. Oh, stronzo. Ma vai a lavorare. Vai qua. Ok. Vai, cannone da campo. Un po' deboluccio il cannone da campo, ma va bene così. Lui vuole sempre le pellicce per 3 di oro, anche no. Ma basta! Ma quanta gente mi... ma mi sta morendo tutti... mi stanno morendo tutti, ragazzi. Ma com'è possibile? Mi sta morendo tutte le spie. Ah, può sparare 2 volte sto cannone, ottimo. E che il cannone spari pure 2 volte. Vittoria schiacciante, questo è buono. Vittoria schiacciante. Bene. Sconfitta rovinosa, niente. Bruxelles, ragazzi, è veramente tosta. Ok, promozione, ottimo. Ah, minchia, abbiamo fatto l'artiglieria adesso. E allora ci divertiamo. Minchia, è finita per voi. È finita. Carro armato esercito, vai, scendi. Tu fai questo. Tu continui un po' ad esplorare. Tu continui un po' ad esplorare. Scopriamo il mondo, ragazzi. Meno 5 urca, però non ci abbiamo soldi. Non ci abbiamo lì sordi. Va bene, andiamo avanti. E gli Zulu spingono un sacco. Hai visto codice? Come va? Bella Philbog 69, grazie a 5 mesi. Macco, grazie ai 16. Light, grazie al Prime. Muy bien. Ah sì, qua c'è trombaggio industriale. È
Vai, senti come menano questi. Questo è il continuo del game di ieri. Bella Gilax, è il continuo, sì, siamo lentissimi purtroppo. Non so che dire. Sono veramente lento, ma è la vittoria militare che è la più lenta, purtroppo. Questo è un cannone da canva, facciamogli fare un po' di esperienza. Ok, Bruxelles è nostra, signori. Bel gioco, ma è una copia di Clash of Clans. Grazie, Jacopo. Non mi ricordavo Napoli così a nord. Potreste avere ragione. Potreste aver ragione, sai. Allora, biblioteca. Ripariamo il monumento. Il monumenzio. Tu vai qui e ti curi. Iniziamo a scendere. Raga, non c'abbiamo una lira. Questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema che non c'abbiamo una lira, sapete? Ok. La storia naturale. Le Galapagos, attenzione, abbiamo scoperto un'altra meraviglia naturale. La rabbia al prossimo turno otterrebbe questo scienziato. Il fatto che non so chi c'è dopo. Ah, questo qua ci dà scienza e cultura. Easy. Lo vogliamo? Boom, shoppato. Cosa c'è dopo? Let's go, vai, fa schifo il prossimo. Mari Liki, ma che cazzo è? Va bene. Vai. Ci fa molto comodo. Che schifo, ragazzi. No, non posso accettare una roba del genere, una scammata così. Vediamo se Gorgo magari ci dà qualcosa, no? È che sta roba qua ce l'ha anche lei, quindi non la vuole, giustamente. Due per turno, che schifezza. Il petrolio sicuramente lo vorrebbe. Però il petrolio ci serve, cazzo. No, il petrolio non si può. Mi disp. Vittoria diplomatica mai provata, però l'ho vista e, cioè, fa un po' cacare anche solo a vederla. Ok. L'effetto dei mass media. Attenzione. Ah, beh. Oh, vabbè, sparisce. Cannone da campo totalmente useless. C'è una dedizione. Più una volta che... Ok. Alle armi. Alle armi! Ma qua c'è un pezzo d'artiglieria. Ma dove è uscito? E perché non può attaccare questo? Ma che è sta strada? E sta stronzata. Vabbè. Allora, tu ripari lo zucchero. Molto bene. La bombarda qua. Io non c'ho soldi, purtroppo. Sa che iniziativa spaziale dovremmo iniziare a farcela, sapete che tra un po' ce l'abbiamo la missilistica, cioè tra un po', tra un bel po' in realtà. Però direi che ci sta, più 30% produzione per tutti i progetti relativi a programmi spaziali, vai, facciamolo intanto e poi ci servirà qui. Ma facciamo, abbiamo bisogno di costruttori. Da tier 1 sub X X. They have given 324 gift. Trovarsi una casella che appartiene a potenza straniera non ostile. Ma come? Potenza straniera non ostile? Sono tutti ostili nei miei confronti. Da Gorgo, top, possiamo andare da Gorgo, vai. Ma perché sta stronzata? Vabbè. Cosa, non ancora Bologna? Yes. Io non abbandono la mia patria. Io non l'abbandono la mia patria. Capito? Ok, cannone da campo.
Ok. Iniziamo a mettere avanti un po' di robetta qua. Facciamo lo zoo? O il bacino della Ruhr, però mi sembra un po' una merdata. Siamo in guerra a fare il bacino della Ruhr adesso. Un po' meme. Ok. Io qua direi di fare un bel mercato alimentare, così cresce. Biblioteca. Oh, sta città ha iniziato a fare robe, bene. Ripariamo. Spariamo. Gli altri generali perché sono così lontani? È una bella domanda questa. Ok. I generali dormono. Lui continua ad esplorare. La caravella pure continua ad esplorare. 1997 Cirdix 100. Dovresti lasciarla invece. A Napoli si vive meglio. Grazie Kaffa per il bizzo. Ottima idea. Grazie anche al sub giftato. Bello. Va bene, valuterò Kaffa, valuterò. Cioè, se me lo dici così io ci credo, eh. Cioè, non pensare che non ci creda. Però ecco. Però ecco. E... sto più due di tutto, un po' un meme. Prego, il governatore della lealtà non penso mi servano più, sapete ragazzi? I governatori della lealtà non penso mi servano più. L'attrattiva la lasciamo. Oddio no, forse mi serve un soldi e fanculo. Tanto l'attrattiva adesso l'abbiamo migliorata abbastanza un po' ovunque. Preferisco avere i soldi adesso, sapete? Questo qua ci dà più 2 oro, più 1 di fede per ogni rotta commerciale. Noi comunque di commercianti ne abbiamo e non è che ne abbiamo pochi. Vai, così prendiamo un po' di soldi. E possiamo aggiornare questa. Molto bene. Forse potremmo addirittura aggiornare questo. Fanteria, signore e signore. Molto bene. Oh, questo è un carro armato. Molto bene. Andiamo avanti. Tu fai il granchio. Facciamo un po' di surimi. Guardate come paga adesso bene Salamino. Vai Salamino, così mi piace. Vabbè, il petrolio lo vogliono tutti ovviamente. Ah, Salamino vuole anche il salnitro. 16, ma prendili tutti bro. Ma prendili tutti Salamino. Vediamo se qualcuno... no. Vediamo se qualcuno vuole, non so, il libro. Nessuno. Saltare lì. Mamma quanto paga. Vai, vai, tieni Gorgo. A te queste... vai, Gorgo, tieni, tieni. Te le regalo. Cioè, regalo. In realtà li stai pagando un occhio della testa, come è giusto che sia. Facciamo scendere le truppe. Tu, 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 tu. Ma qua, quest'altra città dove è uscita? Scusate, ragazzi. Ma me la sono persa? Ma è sempre stata lì? Se ti allontani da me. Perché è fondato Napoli in quel punto? Perché è sotto un vulcano, ovviamente. Che domanda. Allora, petrolio sta calando. Petrolio sta calando. Facciamo un acquario. Facciamo lo zoo. Bah, tu servi soltanto a fare pattume, quindi via. Questo qua lo mandiamo a Ulundi. Ok, costruttore. Qua dobbiamo iniziare a migliorare un po' le caselle in generale perché... sono già abbastanza migliorate, devo dire. Non è male sta città. Tutto. Vediamo un po'. Cibo, produzione. Sennò cosa abbiamo? Qua più 3 più 4, più 3 più 4. Va uguale, vai. Iniziamo la rotta. Quella città fa schifo, ragazzi. Dio santo. Vabbè. Al massimo dopo la prendiamo. Al cannone a campo sta già prendendo un pisello gigante qua. Non va molto bene. Iniziamo ad accerchiare questa città. Così. Manca un pezzo. Uno, due, tre, quattro. Non è sotto assedio. Male. Ma iniziamo a togliere sto coso qua che dà abbastanza fastidio. Ok.
Togliamo di difesa quello. Qua è meglio se ce ne andiamo un po' indietro. Perché sennò ci sparano. Tu vai qua e ti riposi, ti mettiamo il camion rifornimenti, così ti curi più velocemente. Questo è il piano. Tu vai qua e spari. Tu vai da nessuna parte. Tu vai qua. Toh. Ripariamo lo zucchero. Tu scendi. Vai qua a fare una bella cava di pietra. Ok, allora. Facciamo uno zoo? Facciamo uno zoo, così rendiamo tutte le città felici. Oh, scienza. Molto bene. Invia emissario. Olè. Ovviamente Valletta tornerà ad essere neutra in questo modo. Ingaggia un grande scrittore. Posso ingaggiare un grande scrittore? No. Perché si è messi di merda, giustamente. No, io sto coso qua fa abbastanza schifo, non lo voglio. Allora, Vittoria come si è messi? A culturale sono messi abbastanza male, molto in basso. Scienza c'è Bisanzio che rompe un po' le palle. Però noi siamo veramente dietro, guardate. Abbiamo praticamente quasi la stessa scienza, abbiamo una sola tecnologia in meno. Il che vuol dire che siamo molto messi bene. Ok. Minchia, qua abbiamo i cannoni da campo. Dovremmo iniziare a fare qualcos'altro. Va bene. Ah però, che grandi scambi ragazzi che mi date. Wow, uno di oro. Proprio disrespettati. Va bene. Allora. Un enorme, imponente colonna. Cazzo, di... ah no. Ok. È discutibile che l'umanità... Mio Dio, ragazzi. Abbiamo raggiunto un livello di alleanza con Gorgo al punto che adesso riesco a vedere tutta la sua civiltà, ragazzi. Cioè, pensate quanto siamo amici, quanto è un colono rintanato proprio. Cioè, pensate quanto cazzo siamo amici. Questo dove minchia è uscito? Vabbè, morto. Best friends forever. Troppo lontano. Ok. Ma che cazzo di gira ha fatto? Vabbè. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Ok, abbiamo conquistato il distretto. E andiamo a saccheggiare qua per curarci. Qua stiamo in formazione. Saccheggiamo per altra scienza, vai. Ci teniamo informazione nel frattempo. Il costruttore cosa va a fare adesso? Il costruttore va qua a fare una bella miniera. Un minieric facciamo. Tu avanzi. Tu stai qui e salti il turno. Anche tu ti curi un attimo. C'è della fede da prendere, non ci interessa. Altro carro armatico. Ok, è sotto assedio, ragazzi, la città. Benissimo. E adesso è facile. E adesso easy as fuck prenderla. No, niente. Ribellione, vabbè. Allora, a questo punto, cosa vogliamo fare qua sopra? Minchia, l'attrattiva sta sempre con le pezze al culo, ragazzi. Ma io non capisco. Mercato alimentare. Vogliamo fare un altro quartiere di divertimenti? Ormai facciamo quartiere di divertimenti ovunque. E facciamo il quartiere di divertimenti. Vai, divertitevi ragazzi. Divertitevi come se non ci fosse un domani. Memphis adesso, non so manco se prenderla, sembra una merda Memphis. Ok, andiamo a scendere. E boh, proviamo a rubare un capolavoro, che vi devo dire. A posto. Andiamo a Tebe. Inizia la rotta. Memphis sarebbe da dare. Vabbè, ma a sto punto la conquistiamo, la tengo, cioè. Qua abbiamo un casino di risorse e nessuno vuole niente. Ci odiano. Gorgo, guardala lì. Ah, due. Vabbè, meglio che niente.
Niente. Nessuno vuole un cazzo da me. Vogliono soltanto la mia fine. Tranne Gorgo, che invece le vogliamo molto molto bene. Guardate quanto è espanso il nostro impero. Guardate Napoli, let's go Napoli. Perché Napoli è così lento a fare le cose? Oh, vabbè. Ci sta perché è una città totalmente isolata e... No battute, no battute. Allora, compriamo un costruttore qua, no? Lo costruiamo dopo. La madonna, Memphis mi ha shottato. Unlucky. Vabbè, era una truppa del cazzo è quella, però. Cioè, non ha tolto una truppa importante, per carità. Iniziamo un attimo ad avanzare qua. Ok. C'è una nuova notifica. Salve signor Fievic, tutto bene? Io non ci posso andare perché c'è una rock band, ma... Coglione. Perché sì ragazzi, ci stanno pure le rock band, che sta roba qua non può menare. Lo facciamo così, tu vai qua. Tu stai qui, ti riposi. Così swappiamo tutti di uno e scendono anche i cannonieri qui. Scende il signore. Scende quest'altro signore. Spara. Tu vai qui. Perché questo non può sparare? Perché non ci vede da qua, mi sa. Va bene. Allora, laboratorio di ricerca. Iniziamo a costruirli ovunque. Facciamo il campus. Ok. Non stai qui a far niente. Possiamo saccheggiare per la fede. Non ci interessa. E tiriamo una schicchera qui. Anzi, facciamo che tu vai indietro, tu vai qua. E dormi un attimo. Tu a cosa servi? A questo punto a niente. Saccheggia dell'oro. Saccheggiamo l'oro. Oh, posso... Oh, finalmente. Squadra anticarro, let's go. Roarti, grotti. Salve, Rick. Bella, Fonzi. Tutto bene. E' quell'isoletta, cazzo dei cani lì in mezzo, va bene. Ottima isoletta. E... La passo bene, Peppe, grazie mille, caro. È molto gentile, molto gentile. Questo lo vorrebbero tutti. Si attaccano un po' al cazzo. Oh. Gorgo vuole sempre i due, i soliti due proprio di carbone. Non glieli diamo. Andiamo avanti. Grazie, sterminatore. Bentornato anche a te, caro. Grazie mille. Hai capito o no che siamo noi il popolo estenuato primeggiare nella costruzione meraviglie? Bene. Tanto musiche. È stato un concerto un po' del cazzo di qualche rock band. Spariamo e arrivederci. Teniamo la città. Monumento. E questo chi è? Ashtrunz, sparisci. Ah, mi sta per far fuori la cavalleria qui. Ma pensate questo. Adesso dobbiamo andare ad attaccare quelli. Allora, iniziamo a portare avanti i generali. Che poi magari alcuni di questi generali sono totalmente inutili adesso, eh. Prendiamo Exp. Che fa sempre comodo. Possiamo scendere con qualcosa qui? Lui va qua. Tu inizia a muoverti. Tu inizia a muoverti. Addirittura si stanno ribellando all'Egitto. Non devo nemmeno attaccarla questa, mi sa. Perché perdono la lealtà. Si stanno ribellando all'Egitto, ragazzi. Molto bene. Non è male. E voi state qua.
Dormite. Stai un attimo tranquillino. Oh, c'è del marmo qua sopra, ridendo e scherzando. Facciamo una bella città lì, totalmente a caso. Cosa hai riparato? Non voglio saperlo. Abbiamo un problema, ragazzi, però il petrolio sta finendo. Poi diventa di gorgo. Non è detto, potrebbe essere. Facciamo un costruttore. Ah, università da riparare, ok. What? Non abbiamo ancora un campus a sto punto. Ma pensate qua. Ma pensate. Non abbiamo ancora un campus, va bene. Ah, giusto, questo qua deve andare nel campus di Gorgo. Ma Gorgo ha un campus e basta, what? No, impossibile. Qui ha 120 di scienza, se avevamo solo un campus. Vabbè, non importa. Andiamo avanti. Tutto bene, Cecco, tu come stai? È stato dimostrato che nessun sistema, neppure il più disumano, può continuare a esistere senza un'ideologia. Ecco, capito ragazzi? Ora lo sapete. Ah, sta carta è gigantesca, ce la mettiamo subito. Subito. E... che carta vogliamo mettere a questo punto? Stanchezza di guerra, meno stanchezza di guerra accumulata. Rage non serve a niente a questo punto. 4 punti influenza per turno, mettiamo quest'altro, vai. E... ok, per adesso andiamo così. Oddio, 50% per aggiornare l'unità non ci serve più a niente, ragazzi, devo dire. Perché ormai l'ho fatta. Quindi ci mettiamo un'altra bella cartina qua sotto. C'è un più 5 più 5, dai. Va bene questo. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Se tu inserisci bene, anche questa qua si ribellerà tra poco. Ormai l'Egitto, ragazzi, è spacciato. L'Egitto ormai è spacciato, amici miei. No, ci abbiamo un colono, madonna, ma dove lo mandiamo sto colono? Dove la facciamo una città ormai? Qua, sul petrolio, easy. Vai. Ecco, abbiamo scoperto che faccia una città. C'è l'isoletta. Ah, chat, noi andiamo col comunismo, direi. Perché allora, al fascismo, tanto non stiamo andando per vittoria militare. Cioè, potrebbe sembrare, ma in realtà no, andiamo di vittoria scientifica. E ragazzi, il comunismo, più 10% la scienza, cioè, ma nel senso... è d'obbligo il comunismo, è d'obbligo. E comunismo sì, ragazzi. Poi in quanto bolognese devo tenere fede. Laboratorio di ricerca. Università. Un'arena, dai, perché no. Altro laboratorio di ricerca. Grazie, Juvidem. Grazie mille, carissimo. Lei è molto gentile. Allora, aspetta. Dove stanno i generali? Uno è qua. Ok. La città è già sotto assedio. Beh, del resto, per forza. Grazie al cazzo. Saccheggia dell'oro, ma tanto poi dobbiamo ripararlo dopo. Non ha molto senso. Allora, sconfitta minore. Iniziamo a portare i nostri amici qua a sparare, vai. Tuk. Ah, è vero che c'hanno la città anche qua loro. Vabbè, ma tanto va a puttane la città, easy. La città andrà totalmente a puttane. Tu vai via. Tu entri e spari. Tu vai qui e ti promuovi tanto. Ok. Abbiamo l'artiglieria esercito, ma tanto non può andare da nessuna parte, quindi sta qua e salta il turno. Tu ti curi. Ci mettiamo anche convoglio rifornimenti. Tu ti curi. Vabbè, iniziamo a menare qua a sto punto. Ok.
Bene, ormai abbiamo conquistato anche questa. Cosa? Ma... era finita l'amicizia in quel momento, cioè pensa a te. Adesso però facciamo un'altra... facciamo ricerca scientifica adesso. Cioè, voglio dire, alleanze di ricerca. Ecco. Alleanze di ricerca. C'è anche delle... oh, l'alluminio, cazzo, noi non ce l'abbiamo l'alluminio. Sa che ci sacco sti cazzi. Se mi dai un po' di soldi... ok. Questo deve ancora riuscire ad arrivare là, comunque. Tutto ciò. Vai, tanto abbiamo scoperto tutto. Bella sta isoletta lì in mezzo, comunque. Miniere. Abbattere e conquistare la città-stato? Sì che si può. Noi non siamo più sovrani di nessuna città-stato. Sei a 100 punti influenza. O pochi. Offerte veloci, nessuno vuole più niente. Oh, Gorgo vuole sempre il carbone. Poco, ma ne vuole. E vuole anche la Sacra Sindone, ma prego, tieniti la Sacra Sindone, tesoro. Qua ci sparano, ma saranno letteralmente gli ultimi spari che ci fa la città. Valletta viene devastata. Continuiamo intanto a fare la nostra missione qua. Spariamo. E arrivederci. Vieni a città. Memphis, tra 13 turni si ribella Memphis. Vabbè, ma io continuo a menare, nel senso. Cioè, perché non dovrei? Dico bene? Potenziamo questo. Il carro armato si addormenta un attimo. Ok. Siamo messi piuttosto bene, ragazzi, sapete? Facciamo una sega. Perfetto. Tu ormai non sarai più a niente. Voi non sarete più un cazzo, ragazzi. Ormai direi che è scontato. Ah, Salamino ci vuole bene. L'alleanza non penso volerla fare, però... diritto di passaggio è per 7 di oro, direi che... così andiamo a vedere un attimo come è messo. Vediamo un po' le sue coste. Ripariamo lo zoo che a quanto pare è eruttato il vulcano. Laboratorio di ricerca. Ripariamo il campus. 49, madonna. Beh, ci sta. L'abbiamo appena conquistata. Non voglio lavorare del resto. Ok, 5 turni a questa e 10 turni a quell'altra. Non siamo obbligati ad attaccarla, questa città. Però c'è tanto tenere le truppe lì ferme. Non è che ci aiuta, capito? Quindi a sto punto le usiamo le truppe, no? Più sei la tappa per tutta questa città, ormai non ci serve più niente. Questo qua lo skipperemo. Questo ci serve assolutamente. Sergei Korolev ci serve assolutamente, ragazzi. No, ormai è finita per te. No! What? C'ho alluminio? Ragazzi, sto facendo alluminio da qualche parte io. Sto facendo alluminio da qualche parte. Tanto qua escono delle truppe. Attacchiamo con le difese della città. E via. Ma noi stiamo facendo alluminio. Alluminio serve per fa... oddio. Ho messo la visuale strategica, via. Alluminio. Cos'è che ci dà alluminio? Ci sarà una... cioè, sarò sotto il culo dell'alluminio da qualche parte. Questa è una meraviglia. No. Però ci dà comunque alluminio. Luogo santo. Perché luogo santo ci dà alluminio? Questo purtroppo va anche oltre le mie conoscenze. Alluminio sotto la chiesa. Sì, lo stanno estraendo in qualche modo. L'altro alluminio dov'era? Era qua da qualche parte, avevo visto. Qua. Beh. Lo andremo a prendere come questa impressione. Ho proprio come questa impressione. Grazie Gilax per i bits. No, non l'ho fatta. Guarda. C'è un luogo santo sopra. Qua, luogo santo, ci stanno tre di fede e due di alluminio. Ci stanno i preti che la stanno tirando fuori. I bambini che hanno mandato i bambini a scavare. Non me lo spiego, se no. Ho
Qua abbiamo energia letteralmente a tutte le parti. Ah, ecco cos'è che sta dando energia questo. Comunque adesso voi non capite magari cos'è sta schermata. Praticamente l'energia è... La richiesta da parte di alcune strutture di avere energia per poter funzionare al meglio. Che ne so, tipo il mercato alimentare c'era scritto, vi faccio leggere. Qua dovremmo avere un mercato alimentare, esatto. C'è scritto più 4 di cibo e più 2 di cibo quando riceve piena energia. L'energia la ottiene dalle centrali, ovviamente. Centrale a carbone, centrale a petrolio, centrale nucleare. Visto che la centrale ce l'abbiamo qua da qualche parte. Qua abbiamo centrale a carbone. E... questo mercato alimentare ottiene il massimo dell'energia, quindi è a posto, semplicemente questo. Ora sapete cos'è questa roba dell'energia. Ora qua facciamo un altro laboratorio di ricerca. Beh, noi andiamo con tutta la scienza possibile, ragazzi, a sto punto. Direi che è abbastanza chiaro. Portiamo i generali, che tra un po' non ci serviranno più, perché io non so quanta guerra farò ancora. Però per adesso... andiamo e spariamo. Mai, cioè, li sto massacrando ogni singola città, ragazzi. Sono un cattivone. Sono un cattivone, ragazzi. Vai, è finita, bro. Abbandono ogni speranza. Tu stiamo vendendo il petrolio, ma dopo faremo una robetta. Tanto qua perdiamo ogni singola gente, ragazzi. Cioè, letteralmente, la percentuale più bassa è che mi muoia e mi stanno letteralmente morendo tutti. Scusa, bro, non faccio... stanno morendo tutti. Intanto ho meno 24 di supporto, quindi noi lo venderemo questo supporto diplomatico perché tanto lo perdo. Vai. Tanto lo perdiamo questo. Noi ne perdiamo 24 al turno. Quindi quando ci viene dato, perché per fare le richieste come ha fatto Joao, che ci ha detto ehi, non mi spiare più, devi pagarci 30 di supporto diplomatico. E noi li vendiamo subito, perché sennò poi li perdiamo a prescindere. Gorgo vuole come al solito il carbone. 2. Non si sbilancia mai. Terminatore 9900 Cirdix 100. Quanto ti ispira Dead Space Remake da 1 a 10? Bella, Sterminatore. E grazie dei beats. No, non mi fa impazzire, sinceramente. Mi dispiace. Cioè, conosco il gioco. Giocai, ovviamente, al primo, al secondo Dead Space. Parliamo di preistoria, ovviamente. E, però, boh, non mi interessa, purtroppo. Mi dispiace. Lì c'è un costruttore, però non posso ancora impadronirmene. Mi dispiace, Sterminatore. Lo so. Usacce. Vai qua. Ok. Può fare un po' di esplorazione automatica, tanto ormai... cioè, anche se dovesse morire, non è che mi cambia qualcosa. Ragazzi, devo prendere assolutamente il grande... io al momento reca per tutte le tecnologie rompe epoca di informazione. Cazzo, quindi hanno preso quello di prima. Ma qua c'è una gara alla scienza incredibile. Oh, siamo primi però, attenzione. Siamo primi in scienza adesso. Siamo primi in scienza. Basilio è un po' pericoloso. Taoismo. Ma Basilio che religione ha oltretutto? È il cattolicesimo. E allora prima che viene a conquistare noi, ragazzi, guardate quanta roba deve prendere ancora Basilio. Sì, sì. Divertiti. Che poi la cosa bella è che io pure posso fare tipo gli apostoli, capito? Noi siamo di religione qua, qua escono apostoli dell'Islam, qua escono apostoli del Taoismo, ragazzi. Inizio a farli menare tutti insieme, così crea un po' di casino religioso. Ci potrebbe stare. Così, soltanto per dare fastidio. Andiamo avanti qua. Sempre incazzato. L'acqua Dream, ragazzi. Siamo letteralmente all'età della pietra. Vai, grazie. Signore e signori, benvenuti nel comunismo.
Boom! Siamo comunisti. Che ci volete fare? È la vita. Siamo comunisti ufficialmente. A questo punto cosa vogliamo fare? Noi siamo perennemente in guerra qua. Ormai, cioè... Non è che c'è molto da dire. Non è che c'è molto da dire. Mettiamo l'invenzione. Non mi ricordo perché, ma c'era qualcosa di forte. Quindi mettiamo invenzione. E... Più 12, più 16. Va, sti cazzi, io metto altra scienza, ragazzi. Poi dobbiamo andare con la scienza come... Non ci fosse un domani. Come non ci fosse un domani. Vai, andiamo così. Qua finiamo di bombardare questa città, così finalmente possiamo andare a mangiare la pasta e fagioli. Toh, sparisci. E addirittura spariamo alla quadrime con le nostre stesse mura, che fanno così schifo, e queste mura che non riusciamo nemmeno a shottare. La quadrime, che è una nave terribile. Vabbè. Tieni la città. Possiamo fargli spazio porto. Attenzione, ragazzi. Allora, adesso abbiamo fatto una cosa molto importante. Abbiamo fatto una cosa molto importante adesso. Persona al petrolio, no, perché tanto petrolio non ne abbiamo, quindi vogliamo convertire qua, proprio un cazzo, lo dico io. Allora, chat, adesso... Quadrime, cosa cazzo ho detto? Vabbè. Tu. Allora, ormai noi abbiamo menato tutti. Cioè, tutti, abbiamo menato... Cleopatra. Oltretutto, cara Cleopatra... È rimasta soltanto con Abydos, che tra tre turni ci abbandona totalmente. Abydos, cioè, non... Tra tre turni ci abbandona, quindi Cleopatra non esisterà più, ragazzi. Tra tre turni si ribelleranno a Cleopatra. E diranno arrivederci. Diremo arrivederci a Cleopatra, ragazzi. Grande mercante, questa è una merda atomica, ragazzi. Io passo, non serve a niente sto mercante qua. Questo è gigantesco. Fornisce 1500 di produzione per la costruzione di un progetto spaziale. Oltretutto, Alicalnasso, due turni mancano. Mausoleo di Alicalnasso è molto importante, capirete anche il perché. Io comunque lo shoppo questo, non rischio che mi venga preso a qualcun altro. Qua energia come siamo messi? L'energia a posto ovunque, quindi facciamo un bel laboratorio di ricerca. Lo stiamo facendo ovunque. Spazio porto, signore e signori. Finalmente possiamo costruire il distretto più importante in assoluto della vittoria scientifica, che è lo spazio porto. Il rilascio della potenza dell'atomo ha cambiato tutto. Eh sì, l'ha detto. Ah, grande ingegnere, prima attrattiva in questa città, due case. Lasciamo stare. Allora, adesso andiamo a mettere una carta molto importante qua. Ah no, la mettiamo dopo. Sì. Centro commerciale, capitalismo. Conservazione, guerra fredda. Di guerra fredda qua. Perché non posso andare poli... Ah, perché l'ho già cambiata sto turno, anche se ho ricevuto... Vabbè, niente. Ok. Allora, qua andiamo avanti. Io Cleopatra non penso di chiedere... Ah, c'ha un altro... Mamma mia, santo. Povera Cleopatra, ragazzi. Così poi il governo guadagna uno slot politica jolly. Noi ovviamente mettiamo... mettiamo comunismo, però non accadrà mai, secondo me. Ci proviamo. Duplicati di risorse di lusso forniscono attrattiva. Io cosa ho? Tanto. Io ho un sacco di zucchero. Non accadrà mai perché io non ho supporto diplomatico. Comunque, mettiamo zucchero.
E cosa vuol dire? Che ogni risorsa di zucchero ci dà più attrattiva. E qua in realtà non ce ne frega assolutamente un cazzo chi ha più a gorgo. Vai. Sottomarini per conquistare gli altri. E non penso andrò per conquistare altri. Guadagno i punti vittoria. Mercurio, monarchia, perfetto. Va benissimo. Come si è messo a vittoria? Ma mica 7 su 20. Porco, vabbè, ciao. Allora, qua abbiamo un grande generale che... Cioè, boh, io lo prendo per il meme, però non è che mi serva qualcosa. Cioè, ormai non attaccherò più nessuno. Intanto... distruggiamo... è un corazziere, ragazzi, c'han questi. Vabbè, buonanotte. Buonanotte, Cleopatra, guarda. Tanto Cleopatra un po' scompare dalla faccia della terra, proprio. Ma qua apparentemente non è andato a fuoco nulla, il che è un miracolo. Perché non ho saccheggiato? Sono stato un bravo conquistatore, ragazzi. Perché non ho saccheggiato nulla. C'è uno spazio porto anche qua? Però fa un po' schifo di produzione sta città. Questa ha 88 di produzione, questa ha 33, 27, 49, 63. Sì, non farò mai lo spazio porto qua perché c'è troppa poca produzione. Facciamo un laboratorio di ricerca. Ripariamo l'università. Abbiamo una spia. Vogliamo mandarla a Costantinopoli per la 50esima volta? Mandiamola a Costantinopoli. Allora. Questo tizio qua in realtà non ci serve a niente. Siamo il 50esimo generale. Ah, questo qua ci dà 1000 produzioni per la costruzione di un progetto spaziale. Non li abbiamo ancora, quindi lo mettiamo qua a dormire. Albion Online mai sentito, mi dispiace. Ok. Ah, io qua quasi quasi. Io qua continuo a fare università a cazzo. Tanto queste città non servono a niente. Cioè ormai loro l'hanno fatto. Questa città fa un po' cacare. Lealtà vacillante. Tra poco sistemiamo tutto. Diventeremo amici per la pelle. Va bene. O mettiamo a dormire tutte queste unità. Tanto ormai non servono più a niente. Cioè non penso farò più una guerra con nessuno. Cioè, sta città, ma... ma che schifo di città è questa? C'è una città su una zolla di terra e c'ha un parco acquatico. Basta, non c'è nient'altro. Ma che città di merda c'è, Salamino? Salami, ma che cazzo è sta città? Nessuno vuole un cazzo. Ormai cioè, sono tutti ricchi a quanto... Oh, Salamino vuole il salnitro. Cioè, boh, il salnitro... Sono un po' imbarazzato per il fatto che voglia il salnitro questo. Vabbè. Ah sì, giusto, fare una cosa importante. Devo fare una cosa importante, ragazzi. Uniamo le truppe che possiamo unire così consumano meno petrolio, visto che se le uniamo poi il consumo di petrolio diminuisce. Ok, turno successivo. Veramente un bel gioco, ne sono contento che ti piaccia. Allora, lui continua a fare sta roba qua. Ragazzi, noi andiamo avanti. Per adesso siamo primi, ok? Per la scienza, come potete ben notare. Andiamo avanti. Come chiede la pace? E io non... Cioè, io potrei anche farla, perché tanto... Ma rifiuto, cioè... Tanto tra due turni, magari se faccio pace diventa un po' più leale. Tra una due turni è finito. Tomba si estende sopra. Mausoleo di Alicalnasso, ragazzi. Allora, Mausoleo di Alicalnasso, ragazzi, è grossissimo. Sapete perché? Perché oltre a darci un bonus di cultura, fede e scienza per le caselle di costa, quindi tutte queste qua, il Mausoleo di Alicalnasso ci dà anche un effetto che ci fa guadagnare una carica extra su tutti... gli ingegneri.
Questo ingegnere qua, il suo effetto è che quando lo attivo, sto facendo un progetto spaziale, mi dà 1500 di produzione. Quindi così posso attivarlo due volte, grazie alla meraviglia chiamata Mausoleo di Alicarnasso. Alicarnasso, scusate. C'hai ragione. Non sono Gianni 99 Cirdix 100. Buonasera a tutti. Rick, da quanto giochi a Civilization? Bella Gianni, c'ho 230 ore, in realtà da non tantissimo, però mi piace molto come gioco. Mi piace davvero tanto come gioco, sempre piaciuto. Qua cosa andiamo a fare? Un bel quartiere residenziale, io direi di fare, tipo qua, più 5. Grazie mille. Grazie Gilax, non ti ho visto, grazie di Beats. Ah no, t'avevo già letto, vabbè. Qua c'è uno spazio porto, qua sono andate a fuoco, porca miseria. È andato a fuoco tutto, ragazzi. Ma che cazzo. Fate fuoco. Vabbè, non importa. Non so neanche se ho voglia di shoppare. È che non c'ho molti soldi, quindi mettermi a shoppare la roba qua. Shoppare i costruttori. Mamma mia, sta città. Vabbè, questa città posso dire che ha fatto il suo lavoro egregiamente. Questa mi ha preso un sacco di petrolio, sta città. Ah, visto che siamo ormai in pace, potremmo dire. Lui lo andiamo a piazzare dove ci sta il petrolio, è vero. Lo riassegniamo qua sopra, perché tanto... com'è che si chiamava questa? Ungundlovu. Lo assegniamo lì. Perché faccio sta mossa? Perché praticamente il suo effetto è che mi aggiunge una copia in più della risorsa strategica, quindi il petrolio in questo caso. E... andiamo avanti con l'università, tanto. Demolire città-stato? Ma in realtà no. Cioè, non danno fastidio città-stato, è quello il fatto. Anche perché posso diventare sovrano tra poco, di alcune città-stato. Qua mi basta aggiungerne qua, sia qua che qua. Ah, aspetta, ma è vero, ma io c'ho questa. C'ho a mani che posso assegnare ad una città-stato, è vero. Così mi conta come due emissari e poi diventa mia. Che prima li metto qua perché serve la lealtà, no? E i governatori danno lealtà alle città. Quindi quando tu sei in guerra, che le città non ti sono leali, il governatore aiuta. Però ormai non mi serve più perché ho conquistato il mondo, quindi... Qui abbiamo anche sti generali. Ok. E... commercio. Petrolio no. L'alluminio neanche. Questa qua vuole sempre un po' di carbone ogni tot. Ma cosa abbiamo? Uccelli e fiori. Aspetta, come stai messa a cultura? Che se inizio a regalargli dei quadri, poi questo qua fa... occhio che questo qua comunque... Cioè, ok, non è tanto avanti, però... Pedro è un po' pericoloso, comunque. 44 città convertite. Vabbè, andiamo avanti. Ormai è continente mio di Gorgo, sì. Quasi più mio, però se è Gorgo, in realtà non è messa male. Non ha poche città. Quante ne ha? 3. 3, 6, 3, 9... Ha 10 città, ragazzi. Guarda, sono... Poi sono tante. Molte se le ha mangiate, che qua ha avuto culo che non ce l'ha nessuno. Tra un turno, ragazzi, Cleopatra sparisce. Vabbè, Cleopatra, però almeno sto costruttore regalamelo. Cioè, già che l'hai fatto, me lo prendo io, va bene? Ok, grazie mille, tesoro. Grazie mille. Voi dormite, che tanto non siete più... Oddio, potrei andare a conquistare sta città, perché effettivamente adesso... Non sarà più di nessuno. Allora, calma, iniziamo a mandare un po' di carri armati. Oh, vedete la vostra prima ribellione, ragazzi, è vero, non si è ancora visto una ribellione di una città in sta partita. Non è nulla di emozionante, ve lo dico. Tu vai subito qua, si va a prendere l'alluminio. Non avete ancora visto la ribellione di una città. È ora di vederla. Facciamo uno spazio porto, no, tanto si allagherà qua, quindi facciamo laboratorio di ricerca. Qua lo spazio porto lo facciamo. Sa la gara anche qua sicuro, ma tanto. Voglio dire. Fare va fatto. Ok. Ripaniamo lo snodo commerciale. Ma guarda che questa vuole il carbone ogni tanto.
tu iniziare a mobilitarli un po' prima, però vabbè, cioè nel senso è un posto un po' del cazzo, quindi ci vuole un secondo a conquistarlo. Ok, andiamo avanti. Vediamo. L'Egitto è perduto. Se non posso abbracciare il mio amato, abbraccerò le vipere! Arrivederci. Signore e signori, la città ha guadagnato l'indipendenza. Come avete ben potuto vedere. Che era il suo amato? Ragazzi, ho fatto l'itis adesso. Non facciamo queste domande complesse, per favore. Cioè, mi vergognerei un po' a fare queste domande. Marco Antonio, ok, grazie.